del 06 e dichiara aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per l'appello. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che ha interrogazioni a risposta orale presentate al consigliere comunale del gruppo consigliare di minoranza Casa di Futura, Giuseppe Angelini, sulla sicurezza della viabilità comunale. Il consigliere ci vuole esporre brevemente l'interrogazione. Grazie Presidente, buonasera Sindaco, un saluto a tutti gli amici colleghi consiglieri. E una piccola premessa. Come ricorderete, nell'ultimo Consiglio Comunale del 30 dicembre, nel contesto del mio intervento, avevo manifestato un po' questa situazione in merito alla viabilità comunale e sulla situazione, in particolar modo, di determinate zone che a nostro avviso, ma penso noi tutti i cittadini, era un po', diciamo, a rischio, no? Il caso che ho avuto, e quindi era qualcosa che già dentro di me era andato un po' a esternare. Poi il caso ha avuto che il 31 di gennaio è proprio in una di quelle zone che è a Selvapiana, che si congiunge Selvapiana con la Tremontana, e c'è stato un incidente intorno alle 13.30. Ed è andata bene come è andata, meno male. Però diciamo che quello è stato non il motivo dell'interrogazione, ma è stata, diciamo, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ovvero mi sono sentito in dovere, come cittadino, come residente della zona di Selvapiana, e a maggior ragione come consigliere di minoranza, di portare un po' questa situazione alla sua attenzione, signor Sindaco, e chiedere appunto quali erano, come leggerò testualmente poi nell'interrogazione che ho presentato in data 5 febbraio, e questo incidente io consideravo un ulteriore avvertimento, un ulteriore ammonimento per far sì che questo stato di insicurezza fosse oggetto di interesse, ma soprattutto una sollecitazione a far sì che in qualità come amministrazione comunale ci si possa muovere nei confronti degli enti proposti, pur non essendo una viabilità comunale, ma che penso che sia comunque doveroso cercare, proprio per la sicurezza dei cittadini, dei residenti, di chi ci transita e ci passa per lavoro, fare un qualcosa, ripeto, nei confronti degli enti proposti affinché sì, questa situazione si inizi un po' a evolvere in maniera positiva. Non dimentichiamo che, al di là della situazione selvapiana, ed era stato oggetto anche di un'interrogazione qualche anno fa, sempre da parte di Caso di Futuro, della minoranza di Caso di Futuro, sono andato dato da parte di Giovanna Candeloro, Guarenna, che è simile. Quindi questa interrogazione voleva un po' portare all'attenzione questa situazione e sensibilizzare l'amministrazione a fare qualcosa verso chi deve e può fare qualcosa. D'altronde, se andiamo in giro, vediamo che Piazza Maria Tessera, andando verso adesso, ormai è un proliferare di rotonde, e quindi se chiediamo se sussistono le possibilità di intervenire, di far sì che chi è preposto a poter fare faccia anche in questa zona, perché penso che anche il caso abbia necessità di risolvere un po' questo problema della sicurezza. Nell'interrogazione che poi facevo, che appunto sto qui a illustrare, volevo anche chiedere se era possibile disporre, diciamo,
una maggiore presenza di polizia urbana in quei mesi fatti, ribadisco il fatto che lo osserviamo, specialmente dove di punta, quantomeno come deterrente natale, ma credo che stanno ci sono anche delle telecamere, però là, effettivamente, oltre al traffico, oltre alla velocità, parcheggi selvaggi, parcheggi doppia fila, veramente è una cosa caotica. Penso che è doveroso da parte nostra, visto che si parla tanto di fare un discorso di squadra, e mi sembra opportuno che come minoranza noi sollecitiamo un intervento in tal senso. Grazie. Grazie a lei. Grazie consigliere Angelini, assieme ai colleghi, buonasera a tutti. E appunto richiamando il consiglio della precedente sessione, si era già parlato dell'interesse che il sindaco aveva fatto con gli enti preposti, in questo caso l'SS e dell'ANAS, dell'intersezione con la provinciale. Allora vado più nel dettaglio, così abbiamo anche contezza di che cosa si è fatto. Sotto la spessione di due strade, una statale e l'altra provinciale, come ribadiva poc'anzi anche lì. Ho avuto modo di interessare il comparto regionale dell'ANAS, ho fatto diversi incontri, da cui uno ha partecipato anche il responsabile dell'ufficio tecnico, proprio per attenzionare la possibilità di fare una rotonda proprio in quella intersezione. Poi ho avuto modo di interessare la provincia per rifare il pezzo di asfalto che poi è stato fatto sulla strada provinciale. Come ricordava anche lei, ci sono le telecamere, una in quell'intersezione, l'altra all'uscita di San Salvatore, proprio per monitorare i flussi. Si era già chiesto all'ufficio dei vigili di voler fare il percorso per poter mettere in essere sia il cosiddetto targa system, che dà la possibilità di leggere le targhe, e lì c'è proprio anche il palo dove c'è la telecamera che si potrebbe mettere su quel palo là, e sia targa system, credo di sì, la specie tecnica si vedrà, può essere anche sì, no, ma targa system, cosa c'è? Comunque il lettore delle targhe che prevede sia sotto l'aspetto delle assicurazioni che sotto l'aspetto della revisione, proprio per la sicurezza della mobilità e dei veicoli, e sia ho chiesto di poter installare degli autovelox mobili proprio per controllare non solo su quella strada ma anche sulla Roma, anche su Vicenza, anche su Guarena, su tratti dove effettivamente la velocità è più alta di quella che dovrebbe essere consentita. Detto questo, abbiamo preso due vigili che sono da guardiaglieri che fanno quotidianamente questa attività, e quindi con loro penso che ci sarà anche questa possibilità aggiuntiva. L'interesse non è stato non soltanto sia con l'ASI che con la provincia, con una partecipazione diretta, ma anche con un'interlocuzione abbastanza presente e telefonica, e ci sono dei comportamenti in atto e conseguenziali non solo su quell'intersezione ma anche su altre intersezioni che riguardano il nostro territorio, che adesso non posso ovviamente avere la certezza per dire c'è già il progetto approvato, però si farà, credo anche a breve, su alcuni posti. Grazie sindaco, prego. Io ringrazio il sindaco per l'interesse, mi fa piacere, come aveva precisato, che da quell'intervento del 30 dicembre è scaturito ulteriormente un suo interessamento, ma comunque dico, se questo ha ulteriormente favorito, io ne sono contento, proprio perché ci sono delle cose che sono per il bene comune, non necessariamente dobbiamo essere bastanti contrari, ma ci sta un qualcosa che interessa la sicurezza di tutti. E questo volevo chiedere, ma queste situazioni, questi incontri che hai avuto, che sono stati incontri diciamo telefonici in tutta qui, o c'è un qualcosa, se si può dire, di più progettuale, cioè nel senso c'è un camminamento che verrà presto alla visibilità di tutti, nel senso che comunque ci sta un camminamento già via, quindi entro poco. No, mi fa piacere perché effettivamente agitando anche i dati mi fa piacere che
No, sì, altri posti sì, no, veramente più vicino, là ci vuole più tempo, voglio essere molto chiaro, in altri posti camminamente molto più vicino, là ci sono le idee e cose da fare, perché io ho la capacità, cioè posso ordinare all'ANAS o a Provincia di fare quello che l'altro, si è intendo, siccome io nell'interrogazione parlavo appunto di Sebastiano, di Vicenne, e quindi se questi discorsi erano stati comunque mirati anche a questa situazione, se c'era già un iter progettuale, c'erano già delle tempistiche predefinite? Ci sono delle interlocuzioni. Vabbè, grazie, io mi auguro che la cosa possa evolversi al meglio per vivere la sua. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno con le comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco. Grazie Presidente, allora comunque il consiglio che siamo affidatari di un contributo di 70.000 euro che è erogato ai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti e che successivamente nella variazione di bilancio sarà inserita per il patrimonio comunale. A livello del governo che ci ha dato questo contributo. La legge di bilancio. Uguale a quella dell'anno scorso, se mi ricordo. La stessa cosa dell'anno scorso, sì. Stiamo aumentando le giudizie, no, sto portando di genere. Su che qui. Sì. Poi volevo comunicare anche la situazione del coronavirus di cui mi sto facendo parte molto attiva e vorrei sensibilizzare tutti, ma vedo un comportamento molto serio da parte di tutti in questa situazione. Io fin dal primo momento in cui c'è stato prima la smira della nostra regione Abruzzo sono stato a diretto contatto con l'assessore Verì che vi assicuro si sta operando 24 ore su 24 ore per far fronte a questa emergenza che sta continuamente in itinere. La domenica stessa abbiamo fatto una riunione a Pescara con il coordinatore regionale, con l'assessore, un capo dipartimento, con la protezione civile per dare le prime indicazioni. Successivamente il martedì sono stato all'Aquila a livello regionale sempre con il Presidente Marsilio che avevamo appena finito la conferenza delle regioni con il Presidente del Consiglio e ho chiesto io personalmente che venissero date delle indicazioni ben precise a tutti i comuni per avere un comportamento uniforme, corretto e costante da parte di tutti. Il giovedì successivo ho partecipato sempre a una riunione con la ASL, successivamente sono stato martedì di adesso per vedere il percorso che si è creato a Chieti perché hanno diversificato il percorso del pronto soccorso e il percorso coronavirus proprio per evitare contaminazioni sia al personale sanitario sia alle persone che vanno all'interno dei pronto soccorso e sempre ribadendo tutti che bisogna aspettare il triage telefonico, non bisogna intasare i pronto soccorsi e avere veramente. Ho voluto ribadire, cerco di ribadire sempre nelle comunicazioni che l'amministrazione fa, di avere la catena di comando ben precisa che deve essere fatta al Presidente del Consiglio, dalla Protezione Civile, dalla Regione Abruzzo e attenerci tutti quanti alle comunicazioni ufficiali affinché questa emergenza venga affrontata veramente con criterio e senso di serietà e responsabilità. Poi vi aggiungo anche che personalmente mi sono complimentato con il direttore generale della ASL, che ho avuto modo di incontrare martedì, per tra le altre cose, per come sta affrontando la situazione, ma in particolar modo per la diretta streaming che ha voluto fare quando ha incontrato i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti, gli altri operatori sanitari per divulgare i comportamenti da tenere e le responsabilità. Quel video fatto di un'ora e 50 minuti veramente era molto esaustivo e a mio avviso ha dato la possibilità di dipanare tante difficoltà che si ingenerano all'interno delle attività sociali
che abbiamo quotidianamente. Quindi io vi invito anche a voi, per qualsiasi cosa, a tenermi come punto di riferimento, a chiamarmi, a mandarmi dei messaggi se ci sono dei chiarimenti da fare. Questa mattina c'è stata una riunione all'Aquila fatta sempre dalle prefetture, da consigliere di primo grado, le prefetture ci stanno sempre, dai sindaci di capoluogo di provincia, i quali ci hanno dato di nuovo delle indicazioni ben precise. Io ho fatto delle domande proprio per avere chiarezza per come comportarci, perché il DPCM è stato emanato, ma voi essendo del mestiere sapete benissimo, e poi quando bisogna entrare nell'interpretazione dei casi c'è sempre qualche problematica che si manifesta. Però in interlocuzione diretta subito ci è arrivato un messaggio per chiarire determinati aspetti e continuamente tendiamo a divulgare. Quindi spero che questa cosa si risolva il prima possibile e che ci sia veramente una forza univoca, tralasciando tutte le idee di partiti di che altri in questo momento, proprio nel modo più assoluto. E grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie al Presidente, ho consentito di fare, ma è una cosa estemporanea che viene sentendo queste raccomandazioni del sindaco, che peraltro condivido. Ma mi veniva in mente anche questo, una magari una pubblicizzazione di tutto quello che avviene anche attraverso queste interlocuzioni varie di questa catena, diciamo, che viene da là, se è possibile anche estenderla attraverso le mail a tutti i consiglieri comunali. Tutti hanno, magari viaggiano sui social, magari comunicazione di un certo tipo possa essere esteso, no, fisco, possa essere esteso anche attraverso la mail dei consiglieri comunali. Questo è uno. L'altra cosa, certo, non è una cosa facile, mi rendo conto, però mi ci sono trovato personalmente, non si trova più la notizia. È arrivata, pochi sapevano che arrivava a una certa ora, sono andati là e hanno fatto il check. Se magari si facesse un invito a questi, soprattutto ai rivenditori più grandi, parlo di acqua e sapone, in generale, se limitassero quando arrivano questi presidi, se limitassero la consegna, qualcuno va là, se ne prende 10, poi magari alla fine butterà pure. Se in questo modo magari si cerca di accontentare più di una persona che non ha poi magari quella furbizia, quella malizia di stare là a aspettare che arriva il furgone, lo scarica e si prende lo frasco. Nei limiti del consentito, se magari attraverso i vigili urbani, attraverso una raccomandazione finalizzata a questo. Grazie consigliere, su questo proviamo a fare una segnalazione agli organi competenti qui dalla protezione civile, e aggiungo che abbiamo già chiesto alla protezione civile mascherina di avere proprio il DPI in disponibilità sia per il personale, per le persone che si adoperano quotidianamente anche all'interno dei pubblici uffici. Però sono tutte direttive, discipline che danno, come dicevo prima, della linea di comando. Poi le aggiungo anche che il fatto sull'assetto... Mi viene in mente, può essere uno il comune, può essere uno il comune che acquista una partita di Arughina e poi magari mette a disposizione... Ben venga, c'è un elemento di, come sicuramente saprai, perché i vari provveditorati, in particolar modo nelle ASL, hanno difficoltà nel reperire, perché adesso c'è veramente una c'è una riconversione industriale. Sì, bravissimo, ottimo. E no, aggiungevo sul discorso delle mail, sul sito abbiamo già fatto mettere tutti i comunicati di così che siano, poi bisogna andare a guardare Ministero della Salute, Protezione Civile, e sì, poi su WhatsApp siamo molto più diretti, la mail diventa complicata, specialmente quando rimane sulle spalle di singole persone, e diventa molto più facile. Se ci si riesce, volentieri. Ok, grazie. Grazie, sindaco, grazie consigliere. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto lettura ed approvazione verbale precedente seduta del 30/12/2017. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni le diamo approvate ad unanimità.
passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno, variazione del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, articolo 165,2 del decreto legislativo 2007-2000, competenza e cassa. Allora, l'assessore vice sindaco, dottor De Petra. Grazie Presidente, portiamo all'approvazione del Consiglio Comunale una variazione del bilancio, perché dopo l'approvazione dei termini del DUP e del bilancio di previsione sono intervenute delle esigenze, sono mutate delle esigenze e quindi è necessario apportare questa variazione. Le variazioni più importanti sono un aumento del fondo di solidarietà comunale e inoltre l'accorpamento in un unico capitolo dell'entrata dell'IMU e della TASI, questo a seguito della variazione della normativa che c'è stata e quindi dell'accorpamento di queste due imposte comunali. Poi, come ricordava il sindaco, abbiamo inserito nel bilancio 70.000 euro provenienti dal governo centrale, quale contributo per i comuni da 5.000 e 10.000 abitanti. In più abbiamo avuto un finanziamento per un contributo per il consolidamento del centro storico di 580.000 euro. Inoltre si rende necessario poi modificare tutti i capitoli che riguardano un po' la gestione del personale, proprio perché, come vedremo anche con l'argomento al punto successivo all'ordine del giorno, ci sono state delle variazioni nella pianta organica. E poi abbiamo inserito anche un contributo di 25.000 euro per quanto riguarda questo contributo regionale per l'acquisto di giochi, dei giochi inclusivi. Con queste variazioni il bilancio viene rispettato l'equilibrio di bilancio, questa variazione ha avuto il parere favorevole del revisore dei conti e quindi le chiedo l'approvazione del Consiglio Comunale e chiedo dopo Presidente di dichiarare questa revisione immediatamente eseguibile. Grazie. Grazie Cesino. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi. Sì, in effetti da parte nostra non c'è nessuna, voteremo favorevolmente, si tratta, ho letto questa delibera, ovviamente il mio è un intervento che vale per tutti e due i punti perché sostanzialmente sono collegati. E ben vero, quando arrivo nei soldi ho avuto modo anche di complimentarmi con il sindaco per queste azioni che stanno portando nuove risorse alla Comune di Capri. Questa del consolidamento del centro storico è una notizia importante, forse troppo poco, ci vorrebbe ancora di più, speriamo che entri in un circolo che negli anni ripartisca nuove somme. Altre variazioni che riguardano diciamo aspetti dovuti, per cui non riteniamo di votare assolutamente contro, pur avendo nel bilancio impostato delle condizioni critiche in generale sulla politica del Comune. In questo caso noi votiamo favorevolmente, così come prendiamo atto e ne siamo soddisfatti della celerità con cui si procede alla modifica del fabbisogno del personale attraverso una reimplementazione dei vigili urbani, mi pare che questa sostanzialmente è la cosa più importante. L'unico fatto che può, se così, che ci lascia un po' la mano in bocca e poi attraverso la discussione delle graduatorie esistenti magari non saranno cittadini casolani, questo magari se è così non possiamo farci niente. Quindi sotto questo aspetto, per queste considerazioni, io preannuncio il voto favorevole del gruppo di minoranza. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Grazie Presidente, ovviamente voto favorevole anche da parte del gruppo di maggioranza, con un applauso particolare anche da parte nostra per il finanziamento, soprattutto per il consolidamento del centro storico di 5.000 euro, che rappresenta una parte molto importante, per gli altri 70.000 euro e così via, e un applauso per i 25.000 euro per i giochi inclusivi, perché siamo finanziati in Abruzzo, sono arrivato a me. Tu dici Abruzzo quattro principi. Ma questo ne abbiamo anche parlato. Sì, sì. Nonostante qualche
critica non neanche troppo popolare da parte di qualche... Beh, non sbagliate però, Non citato comunque, sono posizioni personali. No, questo è quindi sì, da parte nostra, voto favorevole anche sul quarto e sul quinto punto, anche all'ordine del giorno, ne approfitto per fare anche la dichiarazione di voto favorevole anche sul quinto punto all'ordine del giorno. Ovviamente, sindaco, ci auguriamo ovviamente di avere un controllo del territorio sempre maggiore e più ottimale. La ringrazio per aver pensato anche di installare anche sulla Roma, in risposta all'interrogazione di prima, un sistema di controllo, perché in effetti anche la situazione è abbastanza pericolosa. Grazie. Grazie a te, consigliere. Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e passiamo alla votazione. Chi è favorevole al quarto punto dell'ordine del giorno, che apre già la relazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, competenze e cassa, chi è favorevole? All'unanimità. Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto modifica del documento unico di programmazione DUC 2020-2022. Allora, al vice sindaco. Come avevo già anticipato, anche in questo caso nella variazione del DUC inseriamo 580.000 euro del contributo che abbiamo avuto per il consolidamento del centro storico, e in più la delibera stessa è allegato la situazione del personale e quello che sono gli interventi di la nuova pianta con le variazioni che sono intervenute in questo periodo. Quindi la delibera che sottopongo all'approvazione è quella di riconoscere, quindi di inserire nel DUP la somma di 580.000 euro per i lavori di cui ho detto prima, e di approvare inoltre la nuova pianta del personale, così come indicato nella delibera stessa. Anche in questo caso chiedo l'immediata eseguibilità della delibera. Grazie vice sindaco, ci sono interventi? Se non vi sono interventi, dichiaro chiusa la discussione e passiamo alla votazione vera e propria. Chi è favorevole al quinto punto dell'ordine del giorno, che ha per oggetto modifica del documento unico di programmazione 2020-2022? Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera approvata. Passiamo al punto numero 6 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto il regolamento edilizio comunale, il provvedimento. Parola al sindaco. Prego. Grazie Presidente, si tratta di un adempimento normativo fondamentalmente con il recepimento di quanto previsto dalla normativa sovracomunale. Le regole, i parametri urbanistici vigenti del nostro regolamento sostanzialmente non cambiano. Mi sono fatto preparare una sintesi da parte dell'ufficio, proprio che testé vi leggo per avere contezza della delibera stessa. La modifica intervenuta nel testo unico di edilizia all'articolo 4, comma 1, la conseguente intesa sancita nella conferenza Stato-Regione, ha determinato un quadro di incertezza che la Regione Abruzzo, con atti a diverso rango, ha tentato di disciplinare, ultima la legge regionale numero 25 del 2019, con la quale essa ha stabilito modalità attuative. Infatti la succitata legge regionale 200 articolo 16 bis ha stabilito tra l'altro che la Regione Abruzzo recepisce lo schema edilizio tipo RET di cui all'intesa. I comuni adeguano i propri regolamenti entro 6 mesi dalla vigenza del presente articolo. Quindi il recepimento del quadro delle decisioni di forma non deve comportare la modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica, come specificato dall'articolo 2 dell'intesa di cui al comma 1. Pertanto, continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali o varianti generali di cui la legge regionale numero 18 dell'83 nel testo in vigore, che dovranno necessariamente recepire integralmente il quadro delle definizioni uniformi. I comuni, nel reperire il regolamento edilizio, hanno la facoltà di individuare i requisiti tecnici integrativi e complementari anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.
i piani urbanistici adottati e i procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione dell'adeguamento dei suoi precedenti copi sono conclusi sulla base della disciplina vigente rispettivamente al momento dell'adozione dei piani e delle presentazioni delle istanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 e 4 del DPR 380/1 il procedimento di approvazione del regolamento concorrente non trova applicazione all'articolo 16,5, 6 e 7 della legge regionale 1883. Resta in capo alla Regione Abruzzo le competenze in maniera di vigilanza urbanistica e edilizia trasferite con l'articolo 3,1 lettera della legge regionale 20 ottobre 2015 1982. Restano comunque ancora molti aspetti a chiarire, per questo si è aspettato fino alla fine per il ricevimento del RET, termine ultimo fissato dalla società di legge in 6 mesi dalla sua pubblicazione sul CURA avvenuta il 4 settembre 2019, CURA speciale 1933. Ma adesso, onde evitare possibili contenziosi, credasi la sentenza TAR 58/2020, con la quale la giurisprudenza ha chiarito la posizione di quei comuni che ancora non hanno adottato il RET, infatti un comune è stato condannato perché non ha potuto applicare le proprie norme del PRG. Solo quando il comune riterrà di adottare con l'apposito atto ricevendo il RET potrà esercitare i poteri riservati adesso dalla disciplina del canale. E poi volevo aggiungere che il regolamento edilizio è stato elaborato a costo zero da parte dell'ufficio tecnico, per questo ringrazio anche quello che ha fatto l'architetto di loro dell'ufficio, mentre altri comuni hanno affidato incarichi personali esterni per poter elaborare. E fondamentalmente per l'elaborazione si è seguito lo schema elaborato dalla stessa regione Abruzzo, cercato per quanto possibile raccordare le norme regolamentari con quelle delle norme tecniche vigenti del PRG. Questo è quanto, grazie Presidente. Grazie al Sindaco, abbiamo aperto la discussione, ci sono interventi. Niente di che, prendiamo atto di questo adempimento e del lavoro che è stato fatto, ci auguriamo che, cioè, da un punto di vista generale, qualche pugno lo esprimerei, ma soltanto perché attraverso questa elaborazione tipo che viene fatta a livello nazionale e poi poi alle regioni, infine ai comuni, un po' le autonomie locali sono state in qualche modo escluse, per poco che è necessario. Mi auguro che ci sia stata armonizzazione con gli altri regolamenti, mi viene in mente lo statuto, concorso di idee, un po' del genere, mi viene in mente il piano dell'igiene dell'abitato, mi viene in mente il piano del traffico urbano, se ci sono punti che magari andassero coordinati con il regolamento edilizio. Però tutto sommato il lavoro ci soddisfa, non abbiamo approfondito, onestamente non è che sono andato a vedere i particolari dell'autonomia, se sono stati inseriti i particolari dell'autonomia comunale, però in linea di massima è un adempimento che andava fatto, aspettiamo anche perché c'è un controllo, credo, la delibera è sottoposta al controllo provinciale, mi pare. Regione. Sì, ma senza un controllo, lo dobbiamo mandare, questo diventa esecutiva. Ma pensavo che ci fosse da parte della provincia un via libera. Alla regione. No, comunque, ecco, noi siamo soddisfatti e voteremo favorevolmente. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione propria. Chi vota favorevole al punto numero 6 dell'ordine del giorno che ha come oggetto il regolamento di edilizia comunale, i provvedimenti. Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede anche l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera approvata. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno che ha come oggetto presa l'atto della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della variante cartografica del vigente piano regolatore. Provvedimenti. Prego, signor. Grazie Presidente. Allora, la variante in questione, direttamente cartografica, riguarda limitatissime aree del territorio che necessitano di rettifica, sia per semplici refusi di elaborazione cartografica e stampe, sia per sopraggiunte modifiche al piano di emergenza comunale.
Il responsabile del quinto settore, sempre l'architetto Marcello, ha provveduto a redigere la relazione preliminare per la verifica di assoggettabilità al VAS della predetta variante cartografica. Vista la determinazione numero 54, avente ad oggetto variante cartografica vigente per il PDG comunale, avvio di procedura VAS provvedimento con la quale è stata avviata la procedura per la verifica di assoggettabilità al VAS della variante cartografica necessaria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152 del 2006, come indicato nello schema allegato allegato 1 e nell'elenco riportato all'allegato 2, sono stati individuati soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase di redazione del rapporto ambientale disciplinato dall'articolo 13 e successivo del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni. Considerato che la fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la bassa ai piani di programmi 2 articolo 6 con materia di decreto legislativo secondo le modalità definite dall'articolo 12. Considerato che il rapporto preliminare è stato inviato ai soggetti competenti in materia ambientale a mezzo PEC con nota del 13-12-2009, i quali entro 30 giorni di ricevimento inviano il proprio parere della autorità competente a quella precedente, che sono tutti aspetti tecnici che riguardano l'attività gestionale dell'ufficio. Del predetto periodo è pervenuto il solo parere dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente Alta Abruzzo, giusta nota 30-12-2019, con la quale è espresso il proprio parere di non assoggettabilità al VAS della variante cartografica al vigente PRG del Comune di Caso. Considerato che il rapporto preliminare screening per la verifica di assoggettabilità al VAS della variante cartografica ambiente PRG del Comune di Caso è concluso che la variante rettifica cartografica proposta nei suoi esiti locali e il risultato sostenibile che i suoi esiti generali possono essere assolutamente compatibili e compatibili con quelli già sottoposti al VAS variante generale vigente PRG approvata con delibera numero 1 del 24/2016 pubblicata sul puro ordinario sempre numero 17/2016 che dunque si possa esprimere non assoggettabilità al VAS della variante cartografica al vigente PRG nel Comune di Caso così come proposto in premessa. Quindi si chiede di approvare l'allegato rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS, di dare mandato al responsabile del quinto settore per il successivo adempimento, di massima pubblicità la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante generale, dichiarare con separato in mano di votazione la presente dichiarazione esecutiva e sede articolo 134. Grazie Presidente. Grazie Sindaco. Chiedo aperta la discussione, ci sono interventi. Noi prendiamo atto di questo adempimento, di questo lavoro e votiamo a favore con noi. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Mi chiedo chiusa la discussione, passiamo alla dichiarazione. Passiamo alla votazione delle cose, a chi è favorevole all'ultimo punto dell'ordine del giorno, dove c'è la presa d'atto della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della variante cartografica del vigente piano regolatore generale. Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera è approvata. Grazie per la partecipazione a tutti, per non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buonasera. Grazie.